Presidente, con quali obiettivi e con quali buoni propositi il Teramo si approccia all'inizio del campionato, da domenica prossima? Ma sicuramente con tanto entusiasmo, l'entusiasmo che ci ha trasportato dallo scorso anno, dal mio avvento fino ad oggi. Abbiamo creato un ambiente sano, pulito, positivo e quindi siamo tutti contenti. C'è un lavoro dietro di programmazione, credo che questo lo si veda. Stiamo costruendo il Teramo del presente e anche il Teramo del futuro. Importanti investimenti anche nel settore giovanile, anche nella prima squadra con ragazzi giovani da valorizzare. È sicuramente un Teramo ambizioso che parte i nastri di partenza di un campionato importante con aspettative importanti. Lei ha detto noi non abbiamo, insomma, tra i primissimi budget della categoria, però insomma abbiamo dei punti di forza da provare a sfruttare come l'organizzazione societaria o l'organizzazione tecnica. Certo, sicuramente sì, quello che dici lo ribadisco perché praticamente il nostro budget, almeno non conosco le casse delle altre società, ma insomma vedendo i giocatori che sono stati acquistati sicuramente saranno più importanti del nostro budget, ma noi credo che abbiamo una struttura tecnico-dirigenziale, staff atletico e medico di primissimo ordine che credo sinceramente di aver investito ancora di più quest'anno, rinforzandolo ancora già uno staff già importante lo scorso anno. Il nostro investimento proprio si ferma qui perché abbiamo delle persone capaci che possono, i nostri punti di forza saranno proprio questi di scegliere uomini prima di tutto, perché a Teramo devono venire uomini per il Teramo, e calciatori importanti, forti, e tutti i dirigenti e personaggi che gravitano intorno al Teramo Calcio, tutte persone di spessore. Di questo sono certo e sicuro e ci metto la faccia per tutti. C'è un giocatore in particolare dal quale si aspetta qualcosa di positivo? Ma io mi aspetto sempre da chi magari viene messo in una prima fase, in un primo momento, un pochettino dietro, quindi chiamiamoli i famosi personaggi da panchina, ecco, chiamiamoli così, che poi un gruppo e una squadra non esiste il titolare e chi va in panchina. Però io sono convinto che tutti ci daranno il loro contributo. Lo scorso anno l'abbiamo visto, sono stati importanti tutti e quest'anno lo saranno ancora di più. E sono convinto che la nostra unione, la nostra forza, la nostra coesione che parte a livello societario, perché vorrei ricordare che ho la fortuna di avere ben 6 soci e quindi con me siamo 7 soci, credo un qualcosa che almeno a Teramo, ma credo in Abruzzo e credo anche nel centro Italia, non mi voglio sbilanciare oltre, non sia mai stato fatto. E quindi credo che sia una bellissima cosa e ci stiamo mettendo tutto il nostro impegno per farlo bene. Ma guarda, c'è ancora un pochettino di tempo, diciamo che le speranze sono ridotte al lumicino per dire l'impianto Bonolis. Noi naturalmente adesso nell'ultimo periodo qualcuno ci vuol far passare come protagonisti di questa storia, nel senso che possiamo decidere noi il nostro futuro. In realtà non è così. Noi abbiamo rispettato degli impegni. Tutti gli impegni che dovevamo rispettare li abbiamo rispettati, perché non si dica che la società Teramo Calcio ha delle pendenze verso qualcuno, quindi se ci saranno delle dimostrazioni verranno fatte nei luoghi opportuni e poi si vedrà lì se sono delle pendenze o non sono delle pendenze. Ma a prescindere da questa cosa qui, noi come voi avete ben seguito abbiamo molta fiducia nell'amministrazione comunale di Teramo, che più volte si è espresso, anche il sindaco si è espresso più volte che il Teramo avrebbe giocato la prima partita allo stadio Bonolis. Crediamo sia giusto, per tutto quello che stiamo facendo, che il Teramo giochi lì. In questo momento, se qualcuno ci vuole privare di questa cosa, noi non possiamo fare altro che virare in altri luoghi e speriamo che questo sia un qualcosa di provvisorio, di qualcosa che possa durare neanche una partita massimo, e saremo tutti felici di riabbracciare il Bonolis, che è la nostra casa e credo che è una dimensione di struttura societaria che in questo momento a Teramo credo che meriti un impianto di quel livello.